Il piccolo principe è un misterioso bambino proveniente da un pianeta minuscolo con tanta voglia di conoscere gli uomini e le loro abitudini. Questo piccolo principe, pur giungendo in una regione disabitata, non appare né smarrito né tantomeno impaurito. È un piccolo bimbo biondo, pieno di entusiasmo e di voglia di sapere e di moltissima curiosità. Per questo vuole sapere tutto di ogni persona che incontra e di ogni cosa che vede. Leggendo il testo, balzano ai suoi occhi la semplicità, la sua ingenuità e la sua innocenza in un mondo molto complesso, ormai basato sull'ingiustizia e con un solo obiettivo: l'utile personale. Tra i personaggi ricordiamo il pilota. È l'unica persona con il quale il piccolo principe stringe un rapporto di amicizia sincera. È una persona che non si scoraggia molto facilmente, soprattutto quando si ritrova nell'immensità del deserto, che, pur essendo solo, non si perde mai d'animo e cerca di uscire da quella situazione, anche se non è per niente semplice. Nel finale, il pilota si dimostra molto fedele verso il piccolo principe, che vorrebbe morire per la sua partenza, e risponde che non si dimenticherà mai di lui e gli sarà sempre vicino. Un altro personaggio che incontriamo sarà il lampionaio. È un uomo il cui lavoro è molto strano. Deve infatti accendere il lampione che sta sul suo pianeta ogni minuto, tutto per colpa di una consegna datagli quando la velocità di rotazione del suo pianeta era molto inferiore. Persino il piccolo principe rimane perplesso sul suo lavoro, anche se lo ritiene interessante, perché è come se ogni minuto si accendesse una nuova stella. Il consiglio del piccolo principe di camminare così da non dover mai accendere il lampione non soddisfa il lampionaio, che nella vita vorrebbe dormire. Un altro personaggio incontrato dal nostro piccolo principe è una persona molto strana, che pensa che ogni visitatore sia lì solo per ammirare lui. Chiede al piccolo principe di ammirarlo, ma lui, ignorando questo termine, chiede spiegazioni e, una volta ricevutole, si presta di ammirare quest'uomo, ammirare il vanitoso, nonostante sia solo sul pianeta. L'uomo d'affari, invece, è un personaggio calcolatore. Al piccolo principe non piace il suo modo. Neppure si degna di salutare il piccolo principe al suo arrivo, perché è troppo impegnato a fare i suoi conti. Ha avuto la brillante idea di possedere le stelle e dice che sono sue solo perché nessuno ci aveva mai pensato prima. Dice che possedendo le stelle si sente ricco, anche se alla fine, alla domanda del piccolo principe di cosa se ne faccia di tutte le stelle, non sa nemmeno cosa rispondere, rimanendo di stucco. E poi è il turno dell'astronomo. Pensa che tutto si possa risolvere con i soldi. Dice al piccolo principe che non bisogna valutare una casa per la sua forma, il suo colore e la sua grandezza, ma per il suo prezzo. Il mercante. Ecco un altro personaggio che, pur di risparmiare del tempo, assume delle pillole con le quali può calmare la sete, ma, fatti i conti, nota lui stesso che di quei 53 minuti guadagnati non sa effettivamente che farsene. Ed è qui che il piccolo principe si permette di dargli un consiglio, dicendo: cammina piano, piano verso la fontana. Un altro personaggio è il geografo, una persona che stringe un buon rapporto col piccolo principe. Il suo lavoro, a giudizio del piccolo principe, è molto interessante ed è un lavoro vero, ma ciò che lo delude sta nel fatto che, non essendoci esploratori, sul suo pianeta
lui non può fare niente e non sa indicare se vi siano oceani, monti o città. E così chiede al piccolo principe di raccontargli la sua esperienza. Il piccolo principe incontra anche un altro personaggio, il re, che ha una voglia incontenibile di comandare su tutte le persone che incontra. Dal momento che sul suo pianeta non ci sono sudditi e non può farlo abitualmente. Appena il piccolo principe arriva sul suo pianeta, il re gli dà un ordine. Però è anche una persona abbastanza comprensiva e dà ordini ragionevoli. Il controllore è addetto allo smistamento delle persone. È molto paziente verso il piccolo principe, dando spiegazioni sulle sue ripetute domande. Ammette anche lui che gli uomini non sono mai contenti dove stanno e vorrebbero sempre raggiungere un nuovo posto, ma non sanno neanche loro qual è il loro posto. Verso la fine del colloquio col piccolo principe, anche lui ammette la fortuna dei bambini che hanno la mente piena di buoni pensieri e vivono sereni e tranquilli con il naso appiccicato ai vetri. L'ubriacone, un altro personaggio molto strano, si vergogna di bere ma continua a farlo senza farsi troppi problemi e lasciando il piccolo principe venuto a fargli visita molto perplesso e incutendogli una grande malinconia. La volpe è un animale importante per il piccolo principe in quanto gli dà insegnamenti essenziali e gli trasmette il valore dell'amicizia. È lei che gli vuol fare addomesticare dal bambino, far sì che si ricordi di lei anche quando non saranno più insieme. E per fare in modo che il piccolo principe la consideri una volpe diversa da tutte le altre e la consideri la sua volpe, è molto saggia in quanto è lei stessa a spiegare al piccolo principe quali tappe deve compiere per addomesticarla bene. È arrivato il momento di parlare della rosa. E forse la cosa più importante che il piccolo principe possiede. La tratta con grande cura e le offre la colazione. Rimane molto male quando il pilota gli regala una pecora e scoppia in lacrime perché pensa che se una pecora mangia l'erba potrebbe mangiare benissimo il suo adorato fiore. Così si fa costruire una museruola per la pecora per riparare la sua splendida rosa. Il serpente appare solo nel finale della storia e se non fosse per il rumore causato dal pilota avrebbe morso e ucciso il piccolo principe, che però non sembra affatto turbato. La pecora è il mezzo della discordia tra il piccolo principe e il pilota. È lei che viene accusata di poter mangiare la rosa e così facendo rischia di rovinare un'amicizia bellissima. È stata regalata dal pilota al ragazzino affinché avesse compagnia sul suo pianeta e si ricordasse di lui. Il piccolo principe è un libro facile, adatto ai bambini e contiene delle tematiche molto ma molto importanti che fanno riflettere sia grandi che piccini. La morale del libro è che nella vita non conta quante cose arrivi a possedere, ma soprattutto quanti legami si è riusciti a stringere. Cosa conta davvero nella vita? L'infanzia. La tematica più evidente è quella dell'infanzia, che presenta l'autore come il più bel periodo della vita di ogni persona. E l'amicizia, un tema fondamentale, importantissimo, di cui non si può fare a meno. In questo romanzo vi sono molti rapporti di amicizia, ma quello più importante resta quello tra il piccolo principe e la volpe. Se il riassunto del piccolo principe ti è piaciuto, metti un like
e, se ti fa piacere, condividilo con i tuoi amici. In più, se ti iscriverai al nostro canale, sarai sempre aggiornato sui nostri contenuti. Ciao, un abbraccio e alla prossima!